Bella B. Bella G. E bella Giovanni. Avete già visto perché è già stato con noi, ha fatto una delle nostre interviste. Oggi invece li frughiamo nella sacca. What's allora vi bag? Dico subito che ha un pezzo che non potete proprio perdervi e infatti ve lo mettiamo alla fine del video. Allora, cominciamo Benny, vediamo un pochino che cos'ha. Intanto che giocatore sei? Da quanto tempo giochi? 8-9 mesi, dai. 8-9 mesi, sei adesso, handicap? 34. Ok, abbiamo un attimo inquadrato il personaggio. Diciamo che c'è una massa importante qui. Giocatore della di fisico. Potenza. Esatto. Ex giocatore o ancora giochi a tennis? No, gioco ancora a tennis una ancora volta a settimana, però adesso è un pochino più il golf che devo imparare, diciamo. Ti è venuta la scimmia pesante. Abbastanza. Da tennista sei un giocatore potente. Ma sì, diciamo di sì. Diciamo che secondo me la vuole spaccare in due. Diciamo che la colpisco forte, poi dove va dipende. Poi è un dettaglio. Adesso stiamo a guardare a capello. Quello non lo sappiamo. Cominciamo. Che cosa abbiamo nella sacca? Partiamo dalla parte bassa, ovvero putter. Urca. Odyssey. Odyssey. White Hot Tour. Serie 9. Grippone. Super Stroke. Lo Slim 3.0. Benny, ti ricorda qualcosa questo grip? Sì, l'ho già provato quel grip lì e non mi sono trovato assolutamente. Però... lui ha dei manoni pazzeschi e secondo me all'inizio un pat con il grip grande può aiutare a tenere le mani un po' più ferme, quindi aiuta. E attenzione al pat, è un pat di quelli molto sbilanciati sulla punta, quindi è il pat, una forma di quelle tipo simile a quello che usava Phil Mickelson. Sì, è un classico pat che va molto bene per chi fa un arco un po' accentuato e quindi ha bisogno di una richiusura della faccia del bastone all'impatto con la palla. Un bel pat, non facilissimo forse per cominciare, però poi scopriremo anche un po' come giochi perché poi farà anche il rat trap. Poi vedremo. Poi scendiamo nella parte wedge. Ci hai premesso che ti manca un wedge nella sacca? Sì, perché sono andato a fare una gara al golf club di Monticello ed è rimasto su qualche green e devo andare a recuperarlo. Cioè, mi manca l'approach. Come se fosse colpa di qualcun altro. Secondo me ce l'hai lasciato te, non è che te l'hanno tolto. No, no, assolutamente. Ah, sì, okay. sì. Allora, wedge a questo punto scopriremo che ne ha un po'. 58 gradi, che è diventato un 60. Esatto, ok, l'ha aperto, ok, bello, della Taylor. 60 lo usi dove? Per uscire dal bunker e quando devo volare il bunker per andare sul green. Quindi ci fai anche... lobatore di polpastrello. Ah, interessante. Di solito mi viene quel colpo okay lì. Ok, poi abbiamo. Poi vediamo. 56 gradi Cleveland. 56, bounce 14, è una flange abbastanza accentuata, quindi questo... Questo è il classico scivolone. Esatto, questo è un po' difficile magari aprire la faccia, ma tanto tu hai il 60. Esatto. Quindi teoricamente è perfetto per me. Quindi perfetto. Questo ci fai anche colpi lunghi, vero? Questo sì. Pieno, ok. Bello. 54 gradi Titleist. Qui comincia a essere un po' vicino però. Questo non ce l'ho sempre in sacca, l'ho messo dentro oggi al posto di quell'altro. Ah, ecco. Di solito non sta dentro, sta all'approccio al posto di questo. Ok. Però già, no? 8-9 mesi che gioca, ha già le idee molto chiare su che cosa serve. Quindi in teoria adesso ci sarebbe il approach. Bravi però, bravi, io lo dico sempre, quelli che hanno capito che ci vuole l'approach. Ormai i pitch delle nuove serie sono piuttosto chiusi, adesso vedremo che serie gioca lui. E quindi senza l'approach è molto difficile avere un gapping, cioè una distanza tra il pitch e il sand o comunque anche un 52, perché a volte è già troppo aperto 52. Esatto, il pitch. Quindi un approach è sempre consigliatissimo. I ferri non sono moderni per come inteso l'idea del moderno, ma sono già con una tecnologia molto avanzata e quindi con il loft molto forte. Si parla dei TaylorMade Barner, bellissimo bastone, un po' di offset. Abbiamo spiegato cos'è l'offset, Benny? L'offset? Spiegaci cos'è l'offset. L'offset è il ritardo, ovvero quanto questa linea di taglio del bastone, quindi la lama, è indietro rispetto alla linea finale della pippetta, ok? Cioè questo ritardo qui. Lo sapevi cos'era l'offset? No. Ti sei sto mai imparando posto un sacco del problema dell'offset? Oggi. Serve per dare un pochino più di facilità nel richiudere il bastone e nel posizionarlo già con la lama un filo più chiusa, perché tendenzialmente l'occhio cerca di allineare il tacco
con la punta. Dato che la punta è indietro rispetto alla linea del tacco, tendenzialmente verrà messo leggermente più chiuso. In più sbilancia anche leggermente i pesi, mettendo il baricentro del bastone appena dietro rispetto alla canna, e anche e quindi aiuta a un rilascio migliore delle mani, con palle un po' più alte, un po' più chiuse, diciamo, in linea di massimo. Canna? La cannetta la sua, di serie, non si legge più di che cosa. Che... Tu lì non lo leggi, ma qua neanche. Ancora meno. Troviamone uno dove c'è adesso scritto. Vedremo. Oh, attenzione, attenzione che questo si legge. 85 grammi regular, credo. Dovrebbe essere il regular 85, sì. Diciamo che se ho capito il tipo di giocatore, ovvero un pestatore seriale, forse il bastone è un po' leggero, e soprattutto anche per la sua fisicità. Bisogna sempre ricordarsi che quando facciamo uno swing siamo una macchina che è completata dal bastone, quindi il bastone non deve essere troppo sbilanciato rispetto a quello che siamo. Se siamo alti, grossi, quanto sei alto? 1,86. Allora sono molto basso io. Ci speravi, 2,02 metri. 2,02 metri, infatti io sono... Invece no. È decisamente fisicato, 85 grammi, anche se acciaio rimane un pochino sottodimensionato. Però magari sottodimensionato. È un giocatore... Ma se ci ha appena detto che la vuole distruggere... Chissà, non che l'abbiamo sembra... ancora visto. Secondo me... Ma dipende dalle buche, chissà. Dipende da come ho giocato il pat prima, cioè seconda di... La psicologia del momento, l'umore, la pallina, me la prendo con la pallina in modi diversi. Ok, ma dal pitch, anzi dall'approach, che non c'è oggi perché se l'hai dimenticato, al ferro 5, secondo me è un'ottima conformazione. E poi parte, direi, perfetto, un rescue, Taylor May, 4. Family feeling è il suo, sempre Taylor, il rescue, 22 gradi, 4. Con una graffite stiff da 65 grammi, un po' leggera, però stiff magari lo riesce a seguire un filino meglio. Come lo giochi questo? È un salvavita? Sì, anche da Raffa a volte lo gioco questo qua. Questo è il classico bastone che, se vi piace, perché non a tutti piace, a me non piace, può veramente salvarvi la vita, perché è il tuttofare. Quando la palla non è messa benissimo, comunque passa sotto la palla, è più lungo e fa una strada in più rispetto a un ferro chiuso, la fa in maniera più semplice ma senza avere uno shaft eccessivamente e lungo. Mi sembra come che devo giocare morbido questo qui, a sensazione. Probabilmente perché la canna è un po' leggera per il tuo tipo. Lo sento meglio corpo, quando lo fisicità. Gioco morbido questo qua. Ma a livello di tuttofaraggine? Aia, ho qua la bomba. Abbiamo il tuttofare vero? La vuoi adesso o la tiro fuori no, dopo? No, alla fine. Alla fine, allora saliamo con un... Wow, drivone R7, sempre Taylor, quindi ti piace? Taylor Payne. Hai scelto anche la sacca. Il pandan con la sacca. Ah, ok, ok. Perché secondo me sei un po' fashion victim, vero? Non lo so, sai. Cioè, insomma. Non capendole molto di golf, ho almeno detto prendiamo tutti Taylor, almeno ha senso, no? No, esatto. Beh, effettivamente sai che questa è una cosa che mi hanno chiesto in tanti. Cioè, ma è meglio avere tutte parti della stessa casa? Mi. Secondo me se sono ben allineate, bilanciate e hanno una linearità, si può avere anche bastone di una marca, wedge di un'altra, pad di un'altra ancora, drive, legni, tutti spaiati come marca. Però devono avere delle caratteristiche molto lineari e lineari tra uno e l'altro. E rimanendo all'interno della stessa marca spesso è più facile trovare delle caratteristiche. Sì, soprattutto se si chiede la stessa anche linea di prodotto. Esatto. E lo stesso anno di produzione. Allora lì è tutto un pochino più semplice. Quindi all'inizio, se proprio bisogna sbagliare, è meglio sbagliare prendendo tutto della stessa marca e modello. Serie e flessibilità della canna e peso. Esatto. Comunque un bel drivone, questo era quello regolabile, uno dei primi che aveva, sì, i pesi regolabili in modo tale da poter far sbilanciare il baricentro del bastone per andare a ottimizzare il punto d'impatto, ovvero se il bastone ha tendenzialmente un baricentro che sta nel centro, quando è bilanciato giusto, funzionerà al meglio quando la prenderemo nel centro. Ma facciamo finta che tendenzialmente noi la si prenda un pochino più sul tacco o un pochino più sulla punta, spostando il baricentro più verso la punta o più verso il tacco dove la stiamo andando a prendere, metteremo più massa dietro al punto in cui di solito viene colpita la palla e quindi la palla volerà meglio. Oppure a volte lo si usa al contrario, cioè sbilanciare il punto di impatto sulla palla con
il baricentro e il bastone crea un po' di gear effect, esatto, e va a salvarci un pochino dallo slice o dal calcio a seconda del nostro errore. Assolutamente sì, abbiamo una canna 65 come l'ibrido ma regular, ok, sul drive, dato che è comunque un 9,5 quindi non è apertissimo, ci può stare, probabilmente ti aiuta anche a dare un pochino di volo, sì, in più. Raccontaci, sì, come va questo drive. Esatto. E come va questo drive? Quando questo va drive, bene? Quando va bene? Va bene, cioè nel senso che fai i suoi bei 200 metri e va. Però è un bastone ancora complicato per me. Devo ancora trovare un feeling e tante volte non supera il tiro delle donne, quindi mi tocca pagare da bere a mezzo golf. Oh, ma che siete, che sento? Un cacarozzo. Ma la sapete questa? Perché magari il Giangia che ci segue, il nostro amico immaginario Gian Giacomo Giangiotti che ha appena cominciato a giocare, non sa che ci sono varie usanze durante il giro quando si gioca. Una di queste è che se non si supera il T delle donne per noi ometti, ok, si deve pagare da bere a tutti quelli che hanno visto. Assolutamente. Ed il colpaccio. Forse la regola non scritta più famosa. Sì, del gioco. E la impari subito, perché la prima volta che ti capita di non passare il T delle donne, fidati che c'è la fila di gente che dice l'ho visto anch'io da tre buche di distanza. Praticamente è costato di più in birre che il drive stesso, sostanzialmente. Probabile. Vabbè, ma adesso io voglio sapere una cosa prima di passare alla sciccheria pura che c'è lì Benny che se la sta lumando di brutto. Qual è il bastone con cui ti senti più sicuro di quelli che hai nella sacca? Ferro 7. Perché è quello con cui hai cominciato, stai pratichi di più? Penso di sì. Quando sei titubante è un po' come il Fante ai giochi del Ferro 7. Ferro 7 invece del 5. Come il Fante. Poi se sei a 50 metri dal green, magari anche se sei titubante Ferro 7, ne giochi Ferro un altro. 7, Ferro, no, Ferro 7, in flappa intenzionale. Esatto. Uscita dal bunker dal centroferro. Va bene Benny, passiamo a questa sciccheria. Passiamo ai legnetti. Vai. Ah, due vedere. Splendidi legnetti Shimano. Wow. Shimano Ultegra X. Ma un 5 che tutto sommato ci può stare nell'economia della sacca, perché è il drive. Un 5 è sempre un bastone facile. Io sconsiglio all'inizio di avere il 3, che non serve, da terra è difficile, dal T è più facile il drive, perché è più grande, drive, esatto, è più facile da prendere. Mentre invece un legnetto 5, quando si comincia a entrare in confidenza, è più facile, fa tanta strada. 18 gradi, cannetta stiffettosa. Hai un po' di arlecchinaggine tra sulle stiff canne, regular, pesante, leggero. Però vabbè, sembra una stiff un po' morbidona. Sono comunque giapponesi, male, tendenzialmente sono sottodimensionati rispetto a quelli, diciamo, questo europei. Shimano, quindi cambiano le marce. Ma poi cambia, esatto. Ma e infine c'è, attenzione, sempre Shimano, ma legno 9. 9,24, attenzione, 24, vado a riprendere, scusate. Vai a prendere l'ibrido adesso. Ibrido, che era 22, però la canna è decisamente più lunga. Questa è la vera differenza. La canna più lunga, quindi la leva più lunga, fa volare la palla molto più alta, con un passaggio di testa più elevato, più veloce, e quindi tendenzialmente con una palla che parte forte e alta, quindi molto controllabile, si può prendere anche il green comodamente. Quindi raccontaci la differenza tra i due, dove giochi uno e dove giochi l'altro. Quando sono più incasinato gioco questo. Shaft più corto, più facile da far passare sotto la palla e quindi da prendere. Quando sono lì bene in fairway, magari con la palla posizionata bene, che è tutto bello, tiro fuori questo. E questo quando va bene tanto. Questo quando va bene mi fa un bel 150 metri. Con una traiettoria fatti bene. Bella. Fatti un legno con molto loft, spesso è consigliabile appena riusciamo a prendere un attimo la pallina, soprattutto per giocatori che non hanno tanta velocità, sì, perché avere la canna lunga del legno riesce a dare una frustata, la butta subito in alto, è un ottimo bastone da avere in sacca. In questo caso bisogna vedere se le distanze tra i due bastoni saranno, però già anche avere due bastoni che fanno la stessa più o meno distanza ma da due lay diverse, ma da due posizioni completamente diverse, secondo me è consigliabile, si può fare, se hai spazio nella sacca, sì, ci può stare. Sacca una Taylor a spalle, giochi sacca a spalla o la metti di solito carrello? Sacca a spalla, ok, no car, uno come te non mi dire difficilmente che no, difficilmente no, porta il car a spalla, esatto, lo traina. A parte quando ho il mio caddy personale che... raccontaci fuori, perché c'è il mental coach e ho un amico di 70 anni.
sabbia e nessun bunker delle romerie. Sì, alla fine sono venuti a prenderci. No, speriamo di no, cavolo. Oh oh. Hanno capito che diciamo soltanto grandi cavolate e sono venuti a prenderci. Perché c'è un omino con la cintura di forza che sta venendo? Per ecco. Te la cintura di castità. Ogni tanto uso il mio caddy, che è un signore 70 anni che ho conosciuto giocando a tennis, che ho scoperto che è stato handicap 5. Allora me lo porto dietro, lo metto sul kart, lui guida il kart e mi dice cosa devo fare. Quando sbaglio mi dice cosa sbaglio, quando faccio bene mi dice bravo. Praticamente la tua coscienza, come se avessi l'omino, esatto, il grillo parlante. Esattamente. E un saluto? Al mio caddy personale. Ciao Naz, ti aspetto per la prossima gara. Geniale. Questo sai che mi piace tantissimo perché è un po' avere il mentore. E tanti Gian Giacomo Giangiotti, perché il buon amico qui è lo stereotipo del Giangia. Anzi, in realtà lui è il Giangia dopo 8 mesi. Esatto. Però... perché manca un po' queste figure ultimamente, se posso dire la mia, il giocatore un po' di vecchio stampo che aiuta le nuove generazioni di golfisti a capire anche un po' la magia del golf. Tutto il mondo che sta dietro il golf e il perché alcune volte ci sono delle tradizioni che sembrano complesse per un giocatore. Quella che si beve quando non passi di partenza non è complessa, l'abbiamo capita subito. Però ce ne sono altre effettivamente che vanno un po' capite. Vabbè, poi cos'è nella sacca di particolare? Dai, una cosa particolare. Non lo so, proviamo a guardare dentro qua e vediamo cosa troviamo. Ah, palline. Un pitch mark strano. Alza pitch, alza pitch. Tecnologico. Bravo. A scatto, questo quando anche in parcheggio ti fermano e gli fai... Poi cosa fai? Scappi. Un regalo preso all'ultima gara. Carino. Vediamo se bella la pallina della Onma. Hanno detto di provarla. Provano molto bene. Palline e un po' di tea buttati dentro in qualche modo. Ah, palline. Che palline a giochi? Ah, non lo so. Ecco, non lo so, è la risposta sbagliata. Ne ho di diverse specie, di diverso tipo. Allora, questo non va bene. Guardi i nostri video, li hai guardati praticamente tutti e non giochi una palla specifica. Mannaggia la miseriaccia. Non si deve. Mi piace quella cosa. Mi piace. Abbiamo trovato un'altra funzione per il pitch. Mi piace Mark. Tantissimo. Se sbagli e non mi giochi una palla specifica, allora, amici finisci a casa, male. Non copiate i di solito, però. Mi capita più spesso di giocare le Titleist. Allora, fermo un attimo, perché la marca è come dire: ah sì, ma guido una BMW. Ho capito, ma la BMW fa l'utilitaria e fa la limousine. Quindi oggi ho imparato che di palline non ci capisco niente. Esatto. Questa. Ma scegliene una a casaccio. Questa. Vabbè, all'inizio va bene a casaccio. Questa mi piace. Quella che porta meglio. La Slanzenger, okay. No a casaccio, perché non le fanno probabilmente più da. Quindi quella non 80. Puoi okay. Sceglierla. Via. Ok, comunque una Titleist, la Tour Soft, che secondo me è anche una ottima palla media, non costa tantissimo perché ancora ne perdi un pochetto, eh? Un pochetto. Un po' tante, ecco. Quindi ci sta di non spendere troppo, però comincia ad essere una palla che rilascia, già di buona ridà qualità. Un bel feeling e ha senso. Perché dobbiamo giocare sempre con le stesse palle? Per avere la stessa risposta allo stesso colpo. Se no, ogni volta giochiamo con palle diverse. Facciamo per esempio lo stesso tipo di approccio, una palla ci va più lunga, una palla ci va più corta, perché una rispondono di più, una in modo diverso. Per quello che non sono ancora sotto il 5. Era solo quello, in ma realtà lui è perfetto, prima. È la palla che adesso era così semplice. Appena diventi sotto il 5 di handicap, minimo ci devo offrire una pizza, cioè. Ma guarda, se ci diventa a breve anche una cena insomma un po' importante. Due pizze a testa. Vabbè, che è l'aperitivo di Gigi prima di andare a cena, di esatto. Solito. Vabbè, grazie di aver partecipato a questa mattata solita nostra. Voi fateci sapere che cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa avreste cambiato della sacca del nostro amico Giova. E ci sta! Anche tu puoi farlo. Ci sta! Ne ha facoltà.